ricorda oggi il 70° della sua morte il beato Ildefonso Schuster, arcivescovo di Milano e cardinale, che nacque a Roma il 18 gennaio 1888, fu novizio il 1898, ricevendo il nome di Ildefonso nell'abbazia di San Paolo fuori di Mura, dove fu ordinato sacerdote nel 1904, poi divenne maestro dei novizi e successivamente nel 1918 fu eletto abate di San Paolo fuori di Mura. Fu particolarmente apprezzato nella città di Roma per la sua unzione spirituale e anche per la sua capacità di organizzare anche diverse iniziative che la Santa Sede aveva chiesto di promuovere, data la sua formazione storico-liturgica nel campo ecclesiale. Fu nominato visitatore dei seminari di Milano e poi successivamente fu eletto arcivescovo di Milano nel 1929 e consacrato vescovo dal Papa Pio XI. Durante la guerra cercò di portare la pace all'interno della città di Milano, che era occupata dai tedeschi in quel periodo, e successivamente si è sempre espresso nella sua vita in quello che era la sua impronta monastica, quello stile di vita di discrezione e nello stesso tempo di zelo pastorale e apostolico che ha dimostrato lungo tutta la sua vita pastorale. Morì a Benigorno il 30 agosto 1954, io in quel periodo ero provato e quindi me lo ricordo bene la sua morte, ma anche ricordo che lui è venuto nel 1948 a concludere il congresso eucaristico diocesano parlando alla popolazione e ai fedeli in Prato della Valle, che era stracolmo di fedeli. Fu beatificato nel 1996 da San Giovanni Paolo II. Ma questa sera, siccome la nostra liturgia è animata dalla scuola di canto gregoriano che in questa settimana si è esercitata sotto la guida di Monsignor Alberto Turco nei locali del monastero, siamo allietati dal loro canto di conclusione del loro corso e anche siamo invitati a pregare per la pace, quella pace che il beato Ildefonso Schuster aveva cercato in tutta la sua vita, sia nella prima guerra mondiale quando era monaco a San Paolo fuori di Mura, sia anche durante tutto il periodo bellico della seconda guerra mondiale. E che quella pace che invochiamo dal Signore abbia a essere presente nella nostra esperienza di vita cristiana, tenendo presente i campi di battaglia dei nostri tempi, la Palestina in primo luogo e successivamente l'Ucraina, ma anche tante terre dell'Africa. E per celebrare gli elementi di Santi Misteri, riconosciamo umilmente davanti al Signore il nostro bisogno di perdono e di grazia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato insieme a parole, opere e missioni, per mia grandissima colpa, e supplico la beata Santa Vergine Maria, gli angeli santi di voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore mio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati
fiamme. O Dio, creatore del mondo, che guidi il corso dei secoli secondo la tua volontà, ascolta con bontà le nostre preghiere e concedi serenità e pace ai nostri giorni, perché con gioia incessante lodiamo la tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio e Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo. Non con sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo. La parola della croce, infatti, è stoltezza per quelli che si perdono, ma per quelli che si salvano, ossia per noi, è potenza di Dio. Sta scritto, infatti, distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il sapiente? Dov'è il dotto? Dov'è il sottile ragionatore di questo mondo? Dio non ha forse dimostrato stolta la sapienza del mondo? Poiché infatti, nel disegno sapiente di Dio, il mondo, con tutta la sua sapienza, non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. Mentre i giudei chiedono segni e i greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani. Ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti, ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Parola di Dio. Thank you.
secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: ecco lo sposo, andategli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Le sagge risposero: no, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e comprate. Ora, mentre quelli andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose: in verità io vi dico, non vi conosco. Vediate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Parola del Signore. Preghiamo il Padre perché non faccia mai mancare alla lampada della nostra vita l'olio della vigilanza e dell'amore per aprirci e accogliere le sue visite. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Perché ogni discepolo del Signore si impegni con passione e tenacia a trasformare il mondo secondo il disegno di Dio, senza cedere alla stanchezza e all'improvvisazione. Preghiamo. Per coloro che nella società hanno il compito di difendere la vita e di indicare nuove mete e nuove sfide della ricerca scientifica e dell'attuazione politica, perché siano vigilanti e saggi. Preghiamo. Per tutti coloro che vivono senza radici e senza meta, si sentano accolti da quel Dio che sempre attende chi non è atteso da nessuno. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per tutte le donne che lavorano
domestiche, perché con la loro presenza tengono accesa la lampada dell'accoglienza e dell'attenzione. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per le nostre comunità, perché nessuno di noi si vergogni della croce di Cristo, ma sia testimone della sorgente di speranza e di pace che scolga dal mistero pasquale per noi e per tutti. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per le nostre sorelle defunte, Lotto, Liliana e Clara, e Suor Luciana nel giorno del suo compleanno, siano resi partecipi della piena comunione dei santi e possano contemplare il volto luminoso di Cristo risorto. Preghiamo. Dio di ogni bontà, che hai disposto ogni cosa per la felicità e il bene dei tuoi figli, liberaci da tutto ciò che ci impedisce di incontrarci con ogni uomo e con te. Per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa, in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo, sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il sacrificio di salvezza del tuo Figlio, Re della pace,
che ti offriamo, Padre, in questo sacramento, segno di unità e di amore, rafforzi la concordia tra tutti i tuoi figli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
mistero della fede. Preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche di noi. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Madre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci il dono della pace. Amen.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Infondaci, o Padre, lo spirito di carità, perché nutriti dal corpo e dal sangue del tuo Figlio unigenito, siamo in mezzo a tutti gli uomini, operatori di quella pace che Cristo ci ha lasciato in dono. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Permettete che a nome dei miei colleghi, Don Nicola, parroco di San Vito di Legnago, Fra Gennaro Vecchimanzi di Assisi, rivolga un ringraziamento alla comunità di monaci qui a Padova, in particolare l'abate, il padre priore e tutti i membri di questa comunità che ci hanno accolto con tanto amore e tanta disposizione perché nulla venisse a mancare nel corso di questi giorni. Abbiamo scelto Padova e qui a Santa Giustina. Abbiamo scelto Padova come centro di canto gregoriano a livello internazionale. Abbiamo rappresentanti del Portogallo, abbiamo rappresentanti dell'Olanda e di altri paesi e speriamo che questo gruppo di corsisti, di partecipanti al corso di Gregoriano abbia sempre a crescere. Abbiamo un corso iniziale base, un corso avanzato e per quelli che hanno compiuto gli studi precedenti anche un master di specializzazione. Il canto gregoriano che facciamo non è per tornare a un'epoca precedente il Concilio Vaticano II. Abbiamo scelto il canto gregoriano perché è il canto proprio della Chiesa, perché il canto gregoriano è un fatto non soltanto religioso ma anche culturale e perché il canto gregoriano può ispirare dei canti nella lingua viva parlata secondo la liturgia, come vuole la liturgia. Quindi con grazie e al prossimo anno, con la grazia di Dio, saremo ancora qui, sperando che il numero dei partecipanti aumenti sempre più. Grazie.